Fra tutte le denunce che abbiamo presentato, anche grazie all'abilità di scopritore di sentenze e di articoli della Costituzione, nonché articoli dei vari codici di Orazio, questa che abbiamo presentato ieri e che illustreremo adesso, io direi che è in assoluto la più importante. Perché? Primo, perché denuncia una porcata fatta da questo governo che ha firmato nascostamente dagli italiani una sentenza capestro nei confronti di tutti gli italiani, di 70 milioni di italiani. Secondo, perché questa denuncia che noi abbiamo fatto riprende pari pari una informativa che ha pubblicato WikiLeaks. Terzo, perché questa informativa, e questa è la cosa più bella, è stata poi riproposta da alcuni periodici, anzi da alcuni quotidiani, di quelli che vanno, non dico numericamente per la maggiore, ma per la maggiore in quanto capacità di informazione, i quali quotidiani hanno presentato questo fatto al fine di farlo conoscere, ma se ne sono guardati bene tutti quanti di far capire al popolo di imbecilli, che è quello italiano, qual è la sconcezza, la schifezza, il tradimento costituito dalla firma che è stata fatta nell'interesse della finanza internazionale contro il popolo italiano. Lasciamo la parola a Orazio. Beh, quello che sconvolge in tutta questa, diciamo, divenire della vicenda è il fatto che appunto editoria e diciamo la i cosiddetti organi di informazione, sia su carta straccia sia su TV straccia, comunque non hanno avuto neppure un sentimento di soprassalto di fronte a una così grave violazione dei diritti dei cittadini, cioè un minimo di amor patrio, un minimo di senso del diritto, del senso della propria giustificazione all'esistere, no? Cioè come cittadini in primis e come organi di informazioni in secundis. Cioè non è possibile che una società organizzata in maniera strutturata per quanto riguarda l'informazione, la conoscenza e quant'altro, che delega al Parlamento le fasi dibattimentali, al governo le fasi decisionali e così via, e poi agli organi di informazioni l'incombenza della divulgazione di queste informazioni, tutti a conoscenza di queste informazioni a danno dei cittadini, nessuno interviene. Cioè, ma poi il bello è che questi sono periodici come il Foglio Quotidiano, come il quotidiano, che sono tutti periodici che pretendono di presentarsi come corretta informazione. Sì, sono talmente asserviti che fanno finta di fare l'informazione, cioè fanno l'informazione perché mettono la notizia. Ma non possono E se ne guardano bene, possono anche farne a meno, perché la notizia parte da WikiLeaks. In ogni caso, la malafede è la malafede sprizza da tutti i pori, ecco. Allora, vediamo al dunque. Questa denuncia è stata fatta su questa premessa. Non l'abbiamo fatta immediatamente quando è uscito, è successo il fatto, perché il trattato è stato sottoscritto il 14 aprile del 2014, una data abbastanza emblematica, e quindi gli organi di informazione ne hanno parlato nei giorni successivi. No, quando è arrivata la comunicazione da parte di WikiLeaks. Esatto. Il fatto, fra l'altro, non è che sia stato smentito dal Parlamento o dal Governo, non c'è mai stata nessuna riproposizione o rettifica o quant'altro dell'informativa, quindi vuol dire che la notizia è corretta. La cosa importante da dire
che noi in quel momento lì eravamo su altri fronti impegnati, altrettanto importanti, se non ancora a momenti successivi, l'analisi di questa cosa, cosa che appunto è successa adesso, perché abbiamo fra l'altro ricevuto in questi giorni una comunicazione da parte di un sito amico che ci manda le emergenze più esattamente dal punto di vista giuridico soprattutto, sì. E quindi che cosa dice? Che le rivelazioni di WikiLeaks hanno portato alla luce il trattato TISA, T-I-S-A, che anche il governo italiano il giorno 14 aprile ha stipulato segretamente. E già questa è una gravissima violazione della Costituzione repubblicana, come riportato anche dalla stampa ufficiale, vedi i riferimenti in fondo all'allegato. Un accordo con altri 51 paesi che dovrebbe rimanere riservato per altri 5 anni e con il quale vengono imposti alla cittadinanza vincoli molto stringenti in tema di servizi e di modello sociale. Non si tratta quindi semplicemente di qualche nuova regola, ma della realizzazione di un nuovo assetto della comune convivenza nazionale e internazionale. Si tratta del TISA, cioè Trade in Services Agreement, fortemente voluto da Inghilterra e USA, che affianca e completa il già noto AGCS. Qui in fondo allegato ne è riportata la bozza originale fornita da WikiLeaks. Soffermiamoci qui un momentino. Tutte queste operazioni sono operazioni che attestano in maniera idonea il dominio degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra attraverso i loro poteri finanziari. Ci serva questa informativa per far capire com'è il problema. A tutt'oggi l'Inghilterra, in quanto longa manus degli Stati Uniti, ha lo zampino nell'Unione Europea. Ma semplicemente sì, ma questo è il più importante, ovviamente. Ma semplicemente per controllare, derubare. Ricordiamoci sempre che il colonialismo più vecchio. Esattamente. Avendo perso le loro colonie in Africa, in India e in altri posti. Ma non è posti, detto che l'abbiano perso detrimento. Sì, l'hanno lasciata a scavezzate a loro piacimento, ma le controllano attraverso la finanza. Con la finanza l'ho dato in mano tutto quanto. È vero che la seconda guerra mondiale è stata una guerra appunto perché la finanza voleva arrivare alla mondializzazione, cosa che invece si sta provando adesso. Ma anche in questo caso troverà sulla sua strada molti nemici, non certamente i paesi europei completamente asserviti a questi interessi. E colgo l'occasione per dire di nuovo che l'Inghilterra fa parte formalisticamente dell'Unione Europea, perché non ne fa parte, perché se uno dei collanti dell'Unione Europea è la moneta comune, cioè l'euro, l'Inghilterra non ce l'ha e continua a avere la sterlina. Che partecipa per una dei massimi percentuali. Esattamente, ne guadagna appunto. Ad esempio, per fare una cosa comprensibile a chiunque, anche il meno edotto, se uno va in banca e prende un mutuo per costruirsi casa o comprarla di 500.000 euro, facciamo conto di 1 milione di euro, dove paga il 10% annuo di interesse, quel 10% l'anno, cioè 100.000 euro l'anno, cioè l'interesse del 10% sì, su un milione, sì, il 20% circa di quell'interesse va alla Banca d'Inghilterra e quindi all'Inghilterra. Esattamente. Mi pare che questo punto il discorso sia chiaro. Perché? Perché la Banca d'Inghilterra partecipa alla Banca Centrale Europea non essendo asservita all'euro. La cosa che va rilevata a proposito dell'articolo 11 della Costituzione italiana, ed è questo un altro punto di cui si potrebbe fare tranquillamente un'altra querela, è che l'articolo 11 dice che si possono fare cessioni di sovranità in parità con gli stati esteri, quindi quando l'Inghilterra prende il 20% del 10% dell'interesse che io pago sul mio mutuo, viceversa un inglese prende il suo mutuo ma in sterline, quindi non paga niente. Noi non ricaviamo un cazzo, appunto. Questo è discriminatorio nei confronti dei cittadini italiani, oltre che di tutti gli altri europei. Per cui quell'articolo 11 o si cambia
per cui ce lo facciamo mettere cambiare in quel posto da chi ci pare. A parte il fatto, attenzione. Oppure attenzione. Oggi lo Stato italiano potrebbe essere censurato. Allora, per questo motivo. Una attenzione, che una norma non si cambia nel momento in cui qualcuno fa valere quella norma, e sarebbe troppo facile. Certamente, no, è come se importantissimo. È una tensione, è come se gli amici degli amici a un certo punto a fronte di certi reati ben precisi cambiano la norma. È quello che ha fatto Berlusconi con la finanziaria 2011, che ha cambiato le norme sul per quanto riguarda la sua causa ultimamente, per cui è stato assolto, quella in appello. Ah beh, quella della Cor, sì, ha cambiato le norme, ma non credo che fosse nella cogenza, perché non si può fare, dovrebbe essere immediatamente contrastato anche da quel punto di vista, nella cogenza della norma. Comunque, torniamo al discorso, quindi come si può constatare? A parte il fatto che Berlusconi ha fatto di tutto e di più, insomma, ecco, siamo come si può constatare, d'accordo? Prevede l'abolizione delle normative nazionali che ostacolano la piena libertà di sviluppo e innovazione dell'attività finanziaria, sempre a danno ovviamente dei cittadini e a vantaggio delle banche. Esattamente. Nazionali, nemmeno delle banche, che siano. Delle grandi banche finanziarie, quelle che fanno la speculazione, certamente, non le altre. Certamente. Le banche che prestano soldi non c'entrano niente. Una libertà già divenuta pericoloso arbitrio in un recente passato è considerata causa prima della grave crisi ancora è già in atto. Questo incredibile trattato vuole fare tabula rasa dell'emancipazione sociale di secoli. Certo. Prevede infatti la totale liberalizzazione dell'assicurazione dei sistemi pensionistici, onde favorire la speculazione finanziaria, dispone la completa riservatezza sulle operazioni effettuate nei paradisi fiscali da parte delle istituzioni finanziarie. Ricordiamoci che la Banca d'Italia ha la propria sede nel paradiso fiscale. E allora lasciamo ai nostri amici, come la Federal Reserve ce l'ha, esatto, a Porto Rico, è naturale, che è un altro paradiso fiscale, non si dice, anche se è uno dei 51 stati americani. Quindi dispone la completa riservatezza delle operazioni effettuate nei paradisi fiscali da parte delle istituzioni finanziarie e l'esclusione di ogni limite alle dimensioni di questi ultimi. Qualcuno aveva suggerito dei drastici ridimensionamenti per evitare di ripetersi di costosissimi salvataggi governativi di banche troppo grandi per fallire. E quindi vieta ancora l'instaurazione di un sistema di autorizzazioni per nuovi strumenti finanziari da parte dello Stato e garantisce posizioni di privilegio normativo al grande capitale. Insomma, l'accordo prevede addirittura l'instaurazione di un canale di giustizia speciale, indipendenza del quale lo Stato stipulante si dichiara soggetto, quindi succube, alle decisioni di un collegio arbitrale cui può ricorrere ogni azienda che si ritenga danneggiata. Ovviamente parliamo di aziende e di imprese di dimensione multinazionale, non certamente del collegio arbitrale che finora è sempre stato gestito da loro uomini. O uomini da loro corrotti. E quindi a cui può ricorrere ogni azienda che si ritenga danneggiata da norme approvate dal Parlamento e quindi completo svilimento dello stesso. Cioè il Parlamento conta e vale ormai meno di una multinazionale. Certo. Cioè questa è la raffigurazione più squallida della colonizzazione, attuale della situazione dello Stato. Sì, comunque una colonizzazione totale. Allora, si instaura anche un meccanismo particolare che predetermina ogni scelta in materia politica, economica e finanziaria, esautorando il Parlamento da ogni competenza di merito. Queste intese incostituzionali, illegali e delegittimanti di molti aspetti della vita sociale, relazionale, politica, nazionale, fra cui la determinazione degli indirizzi di politica economica, l'istituzione di un sistema di giustizia parallela e l'introduzione di norme restrittive e palesemente lesive delle conquiste sindacali in tema di diritto del lavoro e l'impossibilità di gestire correttamente l'imposizione fiscale rievocando quelle stesse azioni ed intenti che si stanno elaborando tra UE ed USA con il cosiddetto TTIP, Trattato Transatlantico per Commercio e gli Investimenti, con il quale si intende concedere alla finanza e alle multinazionali la più ampia libertà
raccomandazione, con ogni franchigia da possibili interventi governativi. Cioè qui siamo all'ossaggio più totale dello Stato. Lo Stato non esiste più, se non reagiamo immediatamente con una rivolta sociale, e quando intendo rivolta sociale intendo una rivolta civile, una rivolta di, ad esempio, annullamento dei versamenti fiscali, dei versamenti di tutte le gli oneri che competano lo Stato, in modo da far valere e far emergere immediatamente che chi gestisce lo Stato e controlla lo Stato è il cittadino e non le multinazionali. Cioè qui siamo ormai allo sfascio più totale. È mai possibile che cazzo uno solo dei nostri governanti non ci abbia il fegato, l'onore, la dignità per poter portare avanti un progetto politico innescato su queste vicende? È mai possibile? È così. Vabbè, in certi... Allora, devo fare una piccola considerazione, ne colgo l'occasione, no? E questo Matteo Renzi è stato selezionato sull'immagine del gigolò. Noi abbiamo praticamente un personaggio che è in realtà un gigolò. Un tober de femme, sì, dice lui. No. Io vorrei conoscere le femme che vanno con lui. Ma ti immagini, sono tutti stile... Hai sentito ieri sera che ha detto Berlusconi non mi ricordo se la Presti Giacomo, mi pare, no? Dimmi. È ministra attualmente? No, non lei. No, c'è un'altra donna bionda, carina, tutta che insomma è ministro, non mi ricordo manco di che cosa. Ormai hanno riempito di donne, le quali donne? No, la quale per quanto è lì riguarda solo il cicaleccio. Solo perché è l'amante di qualcuno. Esattamente, cioè il cicaleccio. Per fare il cicaleccio e quindi col cicaleccio buttare fumo negli occhi dei coglioni, ma poi siccome non capiscono un cazzo, restano lì proprio perché non capiscono niente. È uscito un articolo di Libero ieri, in cui diceva che il nulla, cioè il signor Matteo Renzi, sì, che rappresenta il nulla e sì, alla massima... No, è un gigolò, un gigolò che sa anche giocare, a fare il gioco delle tre carte. Allora, è... la massima espressione del nulla alla massima potenza, sì, il quale si circonda di nulla più alla massima potenza di lui, perché se no lui non può emergere. Non figura, certamente. Non può emergere, e quindi quando c'è qualcuno che gli fa ombra, ovviamente lo fa defenestrare, certo, oppure deve essere di livello di qualche tacca inferiore a lui. Esattamente. Ecco. Ma per finire... Per certi aspetti, entrambi i trattati si configurano come una specie di statuto universale, blindato, inossidabile, inattaccabile, eterno del capitale, della finanza internazionale, un ulteriore tassello finalizzato al raggiungimento del nuovo ordine mondiale. Ma la cosa più bella è che il Papa, in tutto questo, bacia la mano a quello che ammazza impunemente 2000 persone, esatto, a Gaza in questi giorni. Esattamente. Oltretutto, certamente, è andato a baciare la mano, e quel bacio della mano è stata l'autorizzazione indiretta ma perfettamente comprensibile del genocidio praticato dagli ebrei nei confronti dei palestinesi. Esattamente. Allora, se no non ci sarebbe andato prima il Papa. Quando questi fanno degli accordi, questi fanno dei viaggi, tranquillo, non c'è sempre l'autorizzazione. Nessun politico a nessun livello ha dato mostra di essersi accorto e percepito la drammatica ed immanentistica urgenza del contesto, e nemmeno ha posto in rilievo il problema, ma la sua estrema gravità impone immediatamente l'apertura di un dibattito approfondito a frenare ed impedire questa furbesca prassi di aggirare e superare i parlamenti nazionali mediante accordi internazionali. La Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati è sufficientemente indicativa nel qualificare il trattato internazionale come strumento per definire e regolare eventuali controversie fra stati sovrani. Stati sovrani! Certo. Non ne esiste più uno oramai. No, vabbè, esistono. Embrioni. Ma sono quelli che si trovano sistematicamente contro il sistema occidentalista. Certo, ma oramai sono evanescenti, sono così. No, è cacchio, perché non esiste lo Stato in Russia? Che vagolano. E fonte quindi del non diritto la Cina. Fonte quindi del diritto internazionale, non del diritto interno nazionale. E pertanto del tutto legittimo e contrario anche al concetto stesso di diritto costituzionale,
come sistema con il quale una collettività stabilisce le regole della sua propria convivenza. Utilizzare siffatto strumento, quello internazionale, quale fonte di diritto interno, in aperto contrasto con la consolidata e indefettibile disciplina dettata dalla Carta Costituzionale, è la massima lesione del concetto della logicità. Per tale via il governo tenta di aggirare il Parlamento escludendolo dalle sue funzioni e violando con la Costituzione anche le scelte politiche espresse dall'elettorato. Cari cittadini, voi come elettore, anche in questo caso ulteriore, altro che Italicum, Porcello, anche in questo caso siete merda. Merda, certo. Zero. Coglioni al massimo grado che hanno votato in maggioranza nei confronti del gigolò. Capito? Si potrebbe obiettare che comunque il trattato dovrebbe essere approvato dal Parlamento. Ma l'osservazione non regge, ben diverso è ratificare un testo già elaborato e deciso in sede internazionale dall'approvare regole sotto lo sguardo dell'opinione pubblica. Cioè l'opinione pubblica è il padrone. È in teoria che dovrebbe essere, non dovrebbe lo è essere, assolutamente. Se lo Stato cioè, è lo era Stato. Era più consono agli interessi del popolo francese Luigi XIV, no? Quello che dichiarò le tasse moi, lo Stato sono io, sì. Era più sensibile, anche grazie a personaggi preteschi a questo punto di vista, che gli stavano attorno, che non erano cretini, che non erano idioti, cioè confondere un Mazzarino, un Richelieu con Francesco I, guarda, veramente sarebbe, sarebbe assurdo. Erano delle controparti veramente, appunto, valide. Dei grandi cervelli. Valide, capito? Allora, che tenevano conto anche gli interessi popolari. Certo. Comunque, i trattati poi non vengono neppure letti da chi li ratifica, il pacchetto è di solito asinescamente votato come atto dovuto verso i paesi partners, fra virgolette, no, ovviamente. Nessuna discussione, nessun esame approfondito, nessuna analisi specifica di sistema, nessuna riflessione. Tutto avviene fideisticamente ad ordine del padrone multinazionale finanziario, altrimenti detto disciplina di partito. E invece si tratta di uno stupro della democrazia e del Parlamento elettivo. I trattati europei addirittura autorizzano organi esterni al paese ad emettere norme che entrano direttamente a far parte dell'ordinamento giuridico e politico sociale interno con valenza superiore alla legge nazionale. Ma dove cazzo si è mai vista una cosa del genere? Certamente. Cioè, in nessuna epoca, in nessun continente, in nessun luogo. Ora, noi queste cose le diciamo, abbiamo degli amici che ci seguono. Dopodiché noi di più non possiamo fare, anche perché siamo pochi e isolati. O si capiscono queste cose o sarà colpa dei giovani, perché dai più giovani avranno da sopravvivere, no, noi abbiamo la nostra bisogna età. Cari signori, andate a morire ammazzati, noi diciamo. No, Giorgio, bisogna fare un po' di cronistoria. Dove stavi tu a 15-16 anni? Io stavo in mezzo di una guerra. Dove stavo io a 15-16 anni? In un'altra guerra, ma a 15-16 anni noi eravamo in guerra, in battaglia, a combattere esattamente come adesso, anzi molto più incazzati adesso. Esattamente, dove è finita questa classe, non dico di 15-16 anni o 14 anni, ma sono di 18 anni, che sono i coglioni, ma se subiranno quello che devono subire. Ogni popolo merita quello che c'ha. Questi qui vogliono il basto sul collo, avranno il basto, non c'è altra differenza, peggio per loro. Il basto, diciamo che cos'è, perché tanti no, vabbè, lo vabbè no, cioè, te lo imparo. È il carico del mulo, è quell'affare dove si mette il carico del mulo, esatto. È una specie di sella per portare i pesi, per i muli. Questo merita, questo oltretutto, questi giovani sono anche muli, perché noi abbiamo fra di noi alcuni ragazzi che si dicono interessati fatalmente proprio delle nostre idee, che però quando li chiamiamo non vengono mai, perché hanno da fare, dai. Ecco. No. Io concluderei... No, aspetta, voglio andare avanti ancora, perché questo è importante. Vabbè, ma tanto diciamo che questo si trova... online su Alba Mediterranea. Lo metteremo anche su U-Reporter, esattamente, oltre che esattamente sul sito YouTube di Alba Mediterranea, esatto. Però voglio dire ancora due o tre cose qui. Non sappiamo, e per questo infinite volte denunciato in ogni sede, che coloro che redigono e elaborano questi trattati lavorano per conto ed a vantaggio di interessi lobbistici contrari ed antitetici a quelli generali del paese,
e delle sue leggi statutarie in perversa associazione con i governanti. Questo è incredibile, ma è proprio esattamente così. Noi abbiamo prove di ogni genere. Questa violazione, oltraggio e eversione deve cessare immediatamente. Non possiamo continuare a consentire a chi che sia di calpestare il diritto e di sovvertire i principi di base su cui si basa la nostra società democratica. Detto trattato, la cui somma di oltraggio alla Costituzione, lo stravolgimento dell'essenza dei valori repubblicani di controllo e di indirizzo dei cittadini e dei diritti garantiti, nonché della soppressione del corpus delle leggi e della logica giuridico-legislativa dei codici nazionali ed indice inequivocabile dell'ulteriore sottrazione di capacità di manifestazione ed espressione della libertà, democraticità e volontà politica dei cittadini, è inarrivabile ed ulteriore fase di criminale sopruso. Tralascio il resto perché faccio citazioni a George Orwell, che aveva previsto tutto nei minimi particolari, essendo uno che faceva parte, oltre ad essere un grande scrittore, faceva parte dei servizi segreti inglesi e faceva parte anche di tutte le altre organizzazioni che oggi finalmente emergono anche alla luce del sole, perché tanto oramai comandano loro, tipo Bilderberg o la massoneria o quant'altro. Ecco, tutto questo alla fine del discorso porta a un solo risultato, cioè alla riduzione in schiavitù, cioè alla eliminazione di 2-3 secoli di lotte sindacali, politiche, parlamentari, nazionali. E anche con le armi. Con le parole, la legge, la giurisprudenza, attraverso anche le aule giudiziarie, ma anche attraverso la lotta armata. E purtroppo oggi non posso più negarlo, io ho cercato in ogni modo, come tutti noi abbiamo cercato in ogni modo, di neanche pensare di arrivare a certe soluzioni, ma o si finisce schiavi oppure occorrerà si ribella. Non c'è alternativa. Così ho detto. Così parlò Orazio, diciamo. Allora, non Zarathustra, ma Orazio. Allora tu dovevi dire lunga la strada, corta la via, voi dite la vostra, che io ho detto la mia.